Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Era un giorno come un altro. Jake era pronto per la gita scolastica organizzata nelle catacombe della città vicina. Era arrivato al bus in orario, essendo in trepida attesa della partenza, e prese a parlare con il suo amico delle possibili cose che avrebbero scoperto riguardo a quel luogo misterioso. Dopo un noioso viaggio in bus, finalmente arrivarono, ma tra gli avvertimenti e i consigli che diede la guida, che risultava estremamente sinistra, vi fu la constatazione che nelle catacombe mancavano le ossa, poiché quelle trovate erano state spostate nei più disparati musei. Ciò causò a Jake una grande delusione, dato che lui aveva aderito a questa iniziativa solo per quello. Comunque, il giro continuò normalmente, fino a che Jake non si separò dal gruppo. Dopo qualche istante, trovò delle ossa. Corse a chiamare i suoi amici, ma non c'erano più. Vide comparire la guida da un cunicolo scuro tutto macchiato di sangue e disse: «Ho solo detto che le ossa trovate inizialmente erano state portate via». Si udì un grido.